premio letterario Rotary Vallombrosa, dedicato all'uomo e al suo passaggio, la premiazione sabato 9 giugno a Vallombrosa. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione con Oggi in Toscana. Adesso parliamo ancora di libri perché parliamo del premio Rotary Vallombrosa, che la premiazione si svolgerà il 9 giugno prossimo, 4 i finalisti, vediamo il servizio. Vallombrosa, il territorio, l'abbazia e tutti i contenuti sono uno scrigno di valori, non solo territoriali ma anche culturali. E soprattutto devo dire una delle cose più importanti è quello che Vallombrosa così com'è, quello che ci ha detto e quello che ha edificato anche sia nella natura che nelle altre opere, l'ha fatto per prima forse, da più di 1000 anni. Quindi questo ha molto molto più valore. Oggi allora, devo dire, ritornare a Vallombrosa anche per questa occasione culturale di questo premio importante, di cui sicuramente sono onorato di poterlo ricevere, è un'azione concreta, quindi di poter continuare a edificare Vallombrosa un po' come ci hanno insegnato, se lo facevano 1000 anni fa, sicuramente lo possiamo fare ora, forse con più impegno anche. Le novità sono che abbiamo una maggiore convinzione nel progetto che avevamo cominciato già nella precedente edizione del premio letterario, cioè di farne un evento che sia di risonanza per il territorio e quindi un'occasione di promozione per il territorio. In questo abbiamo coinvolto anche gli enti pubblici, dobbiamo ringraziare il Comune di Reggello che ci è stato al fianco e credo che stia facendo strada l'idea di vedere questo evento come qualcosa che può essere un volano di crescita per tutto il territorio del Valdarno fiorentino. Il premio si presenta con grande importanza perché è un premio che tende a trovare in Vallombrosa quel riferimento che nella cultura dell'area fiorentina, della Toscana, del livello nazionale è qualcosa di molto importante. Quindi un grazie di cuore al Rotary Val di Sieve per aver tenuto anno dopo anno a sviluppare questo premio che ormai è diventato un riconoscimento di importanza nazionale ma direi internazionale.